Cristian Panucci, buongiorno. Buongiorno a voi, come siete? Ciao Cristian. Bene, bene, c'è anche Dario. Caro Cristian, è sempre un piacere sentirti, e in particolare in questo periodo, anche se è una situazione un po' delicata, perché tu, come tu, leggerai i giornali, sentirai un po' di chiacchiere, adesso al di là delle partite che purtroppo per la Roma, vista la situazione classifica, hanno un valore relativo perlomeno fino al 26 di maggio, ufficiale peraltro si giocherà alle 18, quindi ti do questa informazione a non prendere impegni. Dicevo, è una situazione un po' delicata a parlare con te, perché tiene banco questa discussione sull'allenatore. I nomi più gettonati per il momento, quelli che sembrano, sono Allegri e Mazzarri, sono due allenatori molto molto prestigiosi. Sappiamo che tu sei stato nei pensieri e sei ancora nei pensieri di Trigoria. Io però a questo punto farei una cosa, così almeno salviamo capre e cavoli, Cristian. Io farei un giro dall'altra parte e direi una cosa: cominciamo a ragionare su quello che dovrebbe essere, secondo te, l'identikit del prossimo allenatore della Roma. Cioè, che contributo deve portare, secondo te, il prossimo allenatore della Roma, tenendo conto della rosa che ha a disposizione, quindi del patrimonio tecnico che ha a disposizione, e anche delle recenti esperienze che ci sono state negative con Luis Enrique e con Zeman. Qual è l'identikit, secondo te, dell'allenatore? Ma secondo me è un allenatore molto molto pratico, che però fa anche crescere questi giovani ragazzi, per cui noi sono usciti Mazzarri e Allegri, sono sicuramente due allenatori che uno è pratico e l'altro sa valorizzare i giovani, per cui la scelta che poi farà la società credo sia, presuppongo, su questi nomi che sono usciti. Poi alla fine bisogna vedere se Mazzarri lascerà Napoli e se Allegri lascerà il Milan, però credo che la Roma sia in una situazione in cui deve prendere un allenatore con garanzie, e quindi credo che i nomi che stanno uscendo poi alla fine sono sempre quelli a cui sta pensando la società. Cosa è mancato, secondo te, in particolare agli allenatori che hanno allenato la Roma in questi ultimi anni? In che cosa potevano fare meglio, o magari che caratteristiche avrebbero dovuto avere, perché magari non, semplicemente non ce l'avevano, quindi non ti potevi aspettare determinate cose da determinati personaggi? Ma Luis Enrique è stata una scommessa. Credo che fosse il fatto di pensare solo all'attacco e lavorare molto in fase difensiva in Italia non paga. Stessa cosa credo per Zeman, credo che abbia, ma questo perlomeno si conosceva Zeman, si sa come si gioca, sa che fa tanti gol, però ne prende tanti, e credo che in Italia la cosa più importante sia prima non prenderli e poi con la qualità che hai davanti qualcosa esce fuori. E quindi credo che stanno cercando un mix di quello, un mix per esaltare le caratteristiche davanti, e dietro cercare di essere più solidi, perché la Roma prende veramente tanti gol dietro. Sai che tra le varie candidature, Cristian, nei giorni scorsi è emersa questa suggestione, per il momento insomma così si può definire, non altro. È tornato in ballo il nome di Fabio Capello, e molti sono andati per deduzione logica con Cristian Panucci, no? Dicevo, magari Capello collocato in un altro ruolo, capisco che insomma farla a Cristian sta domanda, però insomma quando si parla di lui si parla di te in qualche modo nella storia del calcio recente che c'è stata in Italia, e non solo, visto che la vostra esperienza ha spaziato a 360 gradi in altre realtà, in altri contesti, in altri paesi. E da quel punto di vista lì, secondo te lui voglio dire voi. Sarebbe, ma guarda, io ti dico la verità, io credo che Capello l'ho avuto alla Roma, l'ho avuto al Milan, l'ho avuto al Real Madrid. È inutile stare a parlare di un allenatore che ha vinto dovunque, e soprattutto quando è arrivato a Roma è riuscito a vincere uno scudetto a Roma, e quindi stiamo parlando di un grande allenatore, di uno che percepisce tutto, percepisce l'ambiente, percepisce veramente tutto quello che è la città, e quindi a Roma è inutile stare a raccontare chi è. Io sto vivendo con lui un'esperienza fantastica, sono con lui in Russia, è vero che non ho ancora allenato un club, ma fare 2 anni di esperienza con Fabio Capello penso che sia, per quanto mi riguarda, più che fare un'esperienza singola, perché il privilegio di lavorare con lui al fianco è qualcosa di unico, per cui io sto crescendo, sto facendo il mio, mi sto aggiornando, mi sto preparando per poi partire da solo. E quindi è chiaro che
essere legato a lui, essere legato a, a, alla Roma, mi ha fatto piacere leggerlo, però da lì noi stiamo, io personalmente credo anche lui, stiamo bene in Russia, siamo primi, abbiamo un obiettivo importante che sono i mondiali, e quindi in questo momento posso solo dirti questo, però si è riformata questa, questa coppia, ma Italo Galbiati è un po' geloso di te. Italo è un grande maestro, mi sta dando dei consigli incredibili, a parte Capello c'è anche Italo Galbiati che è il suo grande secondo da 30 anni e mi sta crescendo, mi stanno dando consigli, mi stanno facendo capire tante cose, perché credo che in questo lavoro ci voglia tanta umiltà, e in più poi quando andrò ci metterò la mia esperienza, perché anche io ho giocato al calcio per 20 anni e quindi qualcosa ho vissuto anch'io, e quindi spero di essere pronto quando mi arriverà l'opportunità. Senti, ma sono fiducioso, molto fiducioso. Senti, visto che a Milano ancora un po' te la comandi, sia per quello che hai rappresentato per il Milan, ma sia perché insomma ormai a Milano ci torni con una, una discreta regolarità, e che cosa si dice sul fronte Allegri dalle parti di Milano? Sembra che lo striscione di domenica di stima nei confronti del tecnico rossonero non abbia fatto impazzire Berlusconi, e questo potrebbe accelerare anche, no, il divorzio tra il Milan e Allegri. Tra l'altro a me risulta, non so se risulta anche a te Cristian, che Berlusconi vuole assolutamente sulla panchina del Milan Clarence Seedorf. Conosci? Ma... mi piace, se il presidente dovesse rischiare Seedorf sarei contento, perché dare un'opportunità a Clarence, un giocatore intelligente, è stato mio compagno, un amico a cui auguro una grande carriera. In questo momento sta giocando, però non so cosa sarà il futuro. Per Allegri credo che abbia fatto un grande lavoro, quindi sono stati venduti tutti i campioni, non si è mai lamentato, è sempre andato avanti, e quindi il lavoro si è visto, quello che ha fatto. È chiaro che è un'area pesante perché dalle ultime dichiarazioni si vede che c'è qualcosa che non va, i giocatori che reagiscono, la curva che reagisce, e quindi tutto può succedere a Milano. Ma secondo te questo clima, diciamo non idilliaco, ammesso che lo sia stato sempre prima, può anche mettere a repentaglio il terzo posto per il Milan, Cristian? Perché insomma è vero che è un punto, a parità passerebbe a Fiorentina, preliminari, voglio dire, un punto. Come fai a dire di no? È un punto dietro, ci sono ancora 4 giornate, sono 12 punti a disposizione, è normale che può perdere anche il terzo posto, però è leggermente favorito, gli diamo il 51%, però Fiorentina sta bene, è chiaro, come hai detto te, che tutte queste dichiarazioni sicuramente non danno serenità all'ambiente, però il Milan è una società che riesce a gestire queste situazioni. Senti, Cristian Panucci, proprio per suo gusto personale, tra i due allenatori che tra l'altro sono conterranei e si detestano, neanche tanto cordialmente, lo ricordavamo stamattina anche con Pardo, non si sopportano, una volta sfiorarono la rissa dopo un Cagliari-Napoli. Ecco, tra i due, proprio per gusto due personali, chi preferisci personalmente e chi secondo te, tornando al discorso iniziale, si adatterebbe meglio alla realtà romana visto che la conosci così bene? Roma è un ambiente particolare, devi conoscerlo, devi esserci dentro, devi saperlo. È chiaro che Mazzarri ha già lavorato a Napoli, come carattere comunque napoletano è uno che vive la squadra, vive tutta la settimana della propria squadra, quindi Roma è più o meno la stessa cosa. Allegri con i giovani però riesce a lavorare molto bene, credo che abbiano caratteristiche diverse, ma possono sposare tutti e due lo stesso progetto. Il tuo preferito però? Però uno in particolare non lo so, perché io ho visto lavorare Mazzarri, lavora molto bene. Allegri ha ottenuto degli ottimi risultati, però non l'ho visto lavorare. Non saprei chi dirti. Senti, ci sono dei giocatori che secondo te potrebbero andare bene per l'uno e per l'altro? Perché noi ci chiedevamo, per esempio, facciamo un ragionamento. Dei valori assoluti che ha questa Roma, sì, ci saranno. Ma non lo so, io sono dell'idea comunque che, fatemelo dire, perché se fossi io punterei a recuperare Osvaldo, perché è un giocatore di una classe, di un movimento che a me piace molto, però è chiaro che ci sono delle caratteristiche che Mazzarri va più sulla praticità, per cui c'ha dei giocatori, invece Allegri con i giovani è riuscito a,
abbiamo visto Sharawi, De Sciglio, a lavorarci molto bene. Credo che alla fine sono due allenatori che comunque col prodotto che hanno riescono a lavorare al massimo, e quindi abbiamo visto Mazzari che a Napoli ha fatto un grandissimo lavoro. Senti, Osvaldo, che tra l'altro non so se domenica hai visto in occasione del palo che ha colpito, ha fatto una cosa straordinaria, perché ha fatto veramente, fatto vedere di che pasta è fatto dal punto di vista tecnico, anche se poi però ci sono degli aspetti comportamentali che lo penalizzano. Parlavo con una persona non di Roma che stava allo stadio domenica e mi ha detto: io non ho mai visto fischiare uno che segna una tripletta, cioè segna la tripletta e viene fischiato. Ho fatto: sì, forse hai visto pochi giocatori come Osvaldo che hanno un carattere un po' particolare e che magari si pongono in una maniera così sfrontata, spesso quasi a modo di sfida, no? Ecco. Questo sì. Sì, no, vai. No, finisce. No, dicevo, ecco, ti ha sorpreso. No, questa... bisogna vedere nell'economia del gruppo come si comporta, Osvaldo. No, il gruppo sembra prenderlo bene, perché lo salutano sempre con grande affetto dopo che segna un gol, eccetera. Quindi questi sono dei sintomi. Dipende lui come si allena, come lavora. Io credo che sia una persona a cui bisogna parlarci chiaro. Personalmente è un uomo che devi parlare chiaro il primo giorno che lo vedi. Di cosa pensi, cosa vuoi, cosa conta lui. Se poi lui non è leale e non ricambia, allora a quel punto riprende. Ma secondo me, se sei chiaro, leale con lui, lo prendi da una parte, gli parli, gli fai un discorso bello serio, da, come si dice, amico, cerca di comportarti bene, di lavorare, secondo me puoi ottenere qualcosa. Se lo abbandoni, non gli parli, lo lasci andare, allora può avere delle relazioni spropositate. Senti, Cristian, un'altra, tornando proprio a parlare della Roma, dopo questa ennesimo comportamento bipolare della squadra giallorossa, no? Che va dal 1-1 triste, mediocre, scarso, deludente col Pescara, a un 4-0 scintillante contro un Siena che veniva da 7 punti nelle ultime 3 trasferte. Era una squadra che comunque era sicuramente più temibile del Pescara. La Roma l'ha annichilita già nel primo tempo, 3-0 un palo, tutti a casa, eccetera, eccetera. Ecco, dopo questo ennesimo comportamento, aumentano i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere, invece non è, oppure in realtà poi alla fine l'avevamo sopravvalutata questa squadra e tutto sommato i valori sono quelli che rispecchiano la sua posizione in classifica? No, assolutamente, direi una bugia, perché ti ho sempre detto che la Roma deve stare nelle prime tre, e quindi direi una bugia. Io sono convinto che quella è una rosa che portare le tensioni giuste a Trigoria e stare dietro ai ragazzi, martellarli dal mattino alla sera, secondo me è una squadra che con 2-3 acquisti può giocarsi veramente qualcosa di importante. Quindi sono assolutamente convinto. Soprattutto gli esterni, Cristian, è una cosa che ci salta un po' agli occhi. Roma ha bisogno l'anno prossimo di un paio di esterni forti sulle fasce, proprio esterni difensivi, diciamo. Beh, credo che bisogna da prendere 3-4 giocatori importanti, insomma, più che giovani fatti, perché giovani ce n'è già tanti. Se vuoi puntare a vincere qualcosa di importante, c'è bisogno di giocatori fatti. E quindi quello può essere. Senti, invece, l'ultima curiosità che ho, e poi ti liberiamo, è rispetto alla partita di questa sera. Tu lo conosci quell'ambiente, poi non so quanto può essere meglio o peggio con Mourinho, con quel tipo di tensione là. Secondo te c'è la possibilità per il Real Madrid di ribaltare il pronostico, ribaltare la qualificazione alla finale? Secondo me sì, perché 90 minuti al Bernabeu sono veramente lunghi. Se riusciranno a fare gol subito, metteranno sicuramente pressione al Bayern, è chiaro che 3 gol sono tanti, però 90 minuti al Bernabeu, credimi, non passano mai, e quindi sarà sicuramente una bella partita, interessante stasera. Una partita da vedere. L'altro Klopp ha detto: noi abbiamo un grande potenziale offensivo, lo useremo, non ci chiuderemo. Chiudersi sarebbe un suicidio, no? Anche per soprattutto per una squadra che è votata comunque alla. Non hanno infatti quella vocazione, sarebbe strano. Gli verrebbe pure male, no, Cristian? No, non cambiano sicuramente il loro modo di giocare, li andranno a prendere alti, per cui proveranno subito a mettere in difficoltà o a fare un gol loro subito. E quindi. Però d'altro canto, se vai a pressare davanti devi essere messo bene, perché se escono fuori dal pressing poi diventa dura correre dietro a Götze, a Reus, agli altri. Tra l'altro, Cristian, si parla di 3 attaccanti più Di Maria al centrocampo, pensa che trazione anteriore
si gioca da subito il tutto per tutto. Sì. Gioca con... Vabbè, lui è abituato quando le cose non vanno bene a mettere 4 o 5 punte, per sì, cui sì. È nella sua, è nel suo modo di fare, assolutamente. Cristian, noi ci sentiamo, ci aggiorniamo a sabato, dai. Grazie per essere stato con noi. Ciao Cristiano.